Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sui principali quotidiani viene in questi giorni riportata una frase di Liliana Segre, la senatrice Liliana Segre, la cui vicenda umana desta il massimo rispetto, perché, come sapete, Liliana Segre è una testimone di quelle tragedie che hanno colorato il Novecento. Ebbene, Liliana Segre ha detto che la parola genocidio ormai si usa in riferimento a tutto e al contrario di tutto, e che quindi bisognerebbe porre un limite. Lei sa bene cos'è un genocidio, dice, perché purtroppo è scampata al genocidio, e questo è positivo ovviamente, ma purtroppo ha vissuto sulla propria pelle che cosa voleva dire il genocidio, chiaro riferimento alla follia nazista. Però ecco, io sono d'accordo con Liliana Segre, non si può utilizzare la parola genocidio indistintamente per ogni cosa, e su questo ha ragione. E però mi permetto di notare, in dialogo con Liliana Segre, che in relazione a quello che sta accadendo a Gaza, forse la parola genocidio sarebbe opportuno utilizzarla, da che quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza, come anche il Sudafrica ha coraggiosamente sostenuto, è di fatto per molti versi un genocidio. E quindi giusto non usare a piè sospinto in ogni dove la parola genocidio, ma quando è duopo utilizzarla, come in questo caso, credo che Liliana Segre sia d'accordo con me, bisogna utilizzarla. E questo è uno di quei casi. La memoria storica deve servire a evitare che le tragedie del passato tornino a ripetersi, non certo a renderci ciechi rispetto al ripetersi di tali tragedie.